Ed eccoci qui allora, novità mondiale assoluta, il prof in co-op e con quelli che potrebbero essere due suoi alunni, se non fosse per i 600 km circa di distanza che ci separano. Ed eccoli lì, Grafik e Dada, 1-0 e un Salvador rispettivamente. Chi mi ha seguito su Destiny sa che sono probabilmente i due più forti giocatori del mio clan e che in generale abbia conosciuto, anche sotto l'aspetto delle strategie da seguire. Grafik poi ci surclassa sull'aspetto PvP. Tipo da fare, insomma. Ma su Pandora è la mia voce che legge, per cui vieni qui, perché senza Sandwalk fuoco tutto sarebbe più difficile. Così facciamo anche un ripassino sul trucchetto per duplicare le armi. Chi ha l'arma la mette in palio e poi si scatena un vero e proprio duello. Però aspettate a scannarmi. Vuoi lottare? Io che ho messo in palio l'arma, l'avevo equipaggiata, la prendo e la sposto nello zaino e la lascio cadere. Questo è il trucco. Se l'avessi avuta nello zaino, l'avrei messa nell'equipaggiamento e l'avrei lasciata cadere. Poi posso venire ammazzato, ma io ritroverò l'arma che ho persa, che quindi l'avversario si ritrova come premio, la ritrovo per terra. Tutti e due abbiamo l'arma. Ok, la sfida può cominciare. Giocare in tre dà la possibilità di sperimentare soluzioni che in solo non avresti mai potuto adottare. Posizioni particolari, condotte particolari. E che cavolo fa Dada? Quella è troppo particolare. No, no. Guarda che è proprio lì dove spona a terra. Ah, ho capito. Vuole sfruttare la testata del bestione sperando di essere catapultato dove c'è la grata di cui ci siamo calati, perché lì c'è un simbolo segreto alla cripta. Un po' di fortuna. Sì, ciao. Ciao, ciao, Dada. Abbiamo pensato di lasciare Salvador in mezzo alla mischia e noi a distrarre terra, perché ci ha confermato Dada che non riceveva tutte le attenzioni che si sarebbe aspettato a testione. Beh, meglio così. Zero sta dove c'è la roccia, un po' più al riparo perché ha capacità rigenerative nettamente inferiori rispetto alla sirena e al ganzerca. Quindi nel caso, perché secondo me lo piagliamo prima, stiamo facendo davvero uno sparacello di danno, se arrivi alla fase buco nero, lui sarà l'unico a sopravvivere, ma dopodiché si avrà caricato il danno del colpo critico con ascensione, dovrebbe praticamente one shotarlo. Salvador se la sta spassando, correndo come un pazzo, ganzercando praticamente all'infinito, nozzle e non so se utilizzi anche lui la Sandwalk, ma anche le Double Uncamp Herald da quella distanza sono letali. Sapete, abbiamo livellato da 0 personaggi, 3 prima, e volutamente non ci siamo portati dietro dalla 360 nessun equipaggiamento e nessuna arma, quindi tutto quello che abbiamo l'abbiamo droppato. Le uniche due concessioni che ci siamo fatti sono la duplicazione delle armi e non insistere in modo esagerato nel farming di tutte le versioni elementali di armi uniche come la Sandwalk o la Fibber, perché non c'è davvero nulla di difficile o di divertente nel continuare a uscire al dashboard nel tentativo di trovare la versione giusta. Ecco, quindi in un paio di casi ci siamo passati la versione elementale che ci mancava della 360. Ecco Grafik che, sfruttando l'abilità inganno diventando invisibile, può rianimarmi in tutta sicurezza. Lascia scorrere un po' le immagini. Vi dirò che doveva trattarsi quasi di un giro di prova, per cui non avevamo neppure curato più di tanto le skill, ma il povero Terramorphus, ma forse a Obioto, non lo so, se dovessimo arrivarci potremmo riprovarci. Non è una sfida, non offre una sfida ad un terzetto. Ah.
avete visto che non è mai morto nessuno, eccetto il sottoscritto, mannaggia. E la partita è stata chiusa abbastanza rapidamente. Psycho, beh, lo prendo. Liquidato terra, direi che il prossimo avversario naturale è il mitico Pete, notevole droppatore di leggendarie e soprattutto di mod leggendari. I mod leggendari in effetti sono molto importanti per le build, per le sfide più impegnative. Mi sembra che il per fortuna, da quando sono stati introdotti nel gioco i cosiddetti nani leggendari, dopo il livello 61 è abbastanza facile farmarli. E ora vi spiego come. Prima fonte di nani leggendari. Attivate la missione La Guerra Moderna di Roko. Questa, se non ricordo male, diventerà disponibile dopo che avrete contattato per la prima volta Brick portando il messaggio d'aiuto con la richiesta d'aiuto di Roland. Al Thousand Cuts, dove stiamo appunto andando. Lì, in teoria, dovremmo parlare a un certo Roko che è proprio all'inizio. Ma noi ce ne guarderemo ben dal farlo. Lo lasceremo proprio stare, perché in questo modo tutti i nemici, ma proprio tutti, fino all'area di Brick, non spawneranno e ci lasceranno tranquillamente aprire qualunque cosa, perché il nano leggendario potrà scaturire dalle classiche casse, soprattutto quelle rosse, che dovrebbero avere una chance maggiore, ma anche da qualunque altra, anche quelle di cartone piccoline, dagli armadietti, dai cessi, dalle lavatrici. Aprite tutto, ecco qua sul portale. Voilà! Il più delle volte otterrete una reliquia E-Tech, anche queste sono importantissime per le build. Qualche volta un'arma per l'acea, e che le buttiamo via. E qualche volta anche dei moduli leggendari. Precisazione, non è che se avete già bruciato la missione con Roko non saltano fuori i nani leggendari, solo che dovrete combattere contro dei nemici piuttosto agguerriti e per stessa missione di Brick completamente fuori di testa e tutti. Quanti ne troverete di nani ad ogni run? Beh, fa un po' fortuna, tanto ecco non altro. Potrebbe capitare anche il giro che non ne trovate neanche uno, però io di media un paio li ho sempre trovati. E qualche volta anche tre o quattro. Mi raccomando, non trascurate neppure l'area di Brick, dove sto per arrivare. Passando prima per le scale che portano all'ingresso del Thermorphous Peak, che anche lì qualche cassa la troviamo. Ecco, ora sono a casa di Brick, spazzolo prima il piano terra e poi passo a quelli superiori. E per fortuna che l'ho fatto, non trascurando proprio niente. Beh, a parte il fatto che questa cassa è già buona di suo. Armadietto! E via. Poi, se siete proprio super meticolosi e anche divertente, potete avventurarvi. Che meglio però che mi tolga la velocità, se no, dicevo, avventurarvi sul ponte per raggiungere l'edificio che sta dall'altra parte, dove c'è un'altra bella cassetta di quelle pesanti. Eccola là. Thousand Cuts non è malaccio, ma c'è di meglio per i nani leggendari. Anche di molto meglio. E intanto che ci si organizzerà per Pete, ne parleremo nel prossimo video. A risentirci.